A Cesenatico va in scena il derby dei derby. Per quel che concerne la prima categoria Girone I, si affrontano i padroni di casa del Bacchia al debutto in stagione contro il Villamarina dell'Intramontabile Bianchi. Viene fuori una partita piacevole che mette in luce individualità importanti. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini entriamo nel vivo della cronaca. Al secondo giornale porta a spasso il pallone tra i piedi facendo partire un tiro insidioso che fa gridare al gol. Pallone fuori di un nulla. Il Villamarina replica andando al bersaglio al primo vero a fondo, lancia a cercare lo scatto di Bianchi che anticipa in uscita di testa dall'ara, bucando così la retroguardia di casa per l'1-0 ospite. Subito i colpi, Bacchia Cesenatico tenta da subito la via del gol, ma le conclusioni più di Candoli, di infine di Guagnelli, non impensieriscono la porta difesa da Fabbri, che tuttavia deve solo accassarsi quando Candoli calcia debolmente. L'estremo ospite si ripete su un'incursione interessante conclusa con il tiro finale di Giornali da posizione defilata. Dall'altra parte il solito Bianchi chiama l'attenzione dall'ara che controlla la traiettoria a spegnersi sul fondo. Successivamente la volta di Candoli, semplice chiamata in questo caso per Fabbri, e quando sembra tutto fatto per il raddoppio, il Villamarina si divora l'occasionissima con il solito Bianchi. Gli ospiti offrono spunti interessanti e dinanzi ad Alibrio lanciato a rete dall'ara si mette i guantoni e forse anche il viso in protezione della propria porta. Ma prima della fine di prima frazione, Candoli con il movimento da Ronaldinho in un Chelsea Barcellona di Champions League trova la puntata da calcetto che vale il pareggio locale 1-1 e time out, squadra riposo. Nella ripresa il Villamarina parte all'attacco, ma questo traversone non trova deviazioni vincenti. Il Bacchia torna a fare la voce grossa, ma la conclusione di Mazzarini risulta troppo debole, mentre da corner nasce poco dopo una mischia con relativo cross finale per la testa di Mantovani che manda alto. Altra discesa, altro traversone e altra mischia in area di rigore, allontanata con un salvataggio dinanzi alla linea di porta dalla retroguardia ospite. Il Villamarina ci prova con il solito, manco a dirlo, Bianchi. Fabbri respinge di pugno. Mazzarini prova a rimettere ordine ma dimentica di registrare la mira, cosa che fa perfettamente o quasi Bianchi dall'altra parte, trovando tra il fare e la gloria personale il legno superiore a negargli la gioia del gol. Gol sbagliato, gol subito, classica regola del gioco del calcio, ed ecco che sull'ennesima azione offensiva il Bacchia sblocca la gara in proprio favore, trovando la rete del successo firmata da Bravaccini. Nel finale l'incursione di Guagnelli non viene seguita dai compagni di squadra. Primi 3 punti in stagione per una delle squadre candidate alla vittoria di questo torneo.